Amici carissimi di Alessio, buon Natale. Desidererei che veniste un po' più vicino a me. Ancora più vicino, proprio qui, nel cuore. In modo che il mio ed il vostro battito siano all'unisono, mentre auguriamo all'umanità intera un futuro migliore. Cosa sentiamo tutti nel cuore? Forse solo un battito? No. Ci sono altri suoni, come delle voci che testimoniano il grande disio di questa nostra umanità ferita, vilipesa dal gioco dei potenti e dei governi. Si ode nel cuore soprattutto il bisogno d'amore. Lo sentite? Il desiderio della fraternità, il desiderare non a parole e gesti futili la pace e la solidarietà, sono voci pure, sincere, direi sacre, che dal profondo dello spirito reclamano amore, giustizia, dignità per tutti. Seppure delusi dagli insuccessi del passato, da millenni di storia nei quali il desiderio di giustizia e di pace è rimasto inascoltato, non possiamo che sostenere ancora questo grido, sta schicchia di lucori, affinché rimbombi in modo assordante nelle orecchie degli untori dell'umanità e li costringa prima o poi a cedere il passo ai sentimenti e a ciò che più vero c'è nell'animo umano, che è l'amore. Amici, auguro a tutti voi la vicinanza umana, che è la vicinanza stessa di Dio. La auguro alle vostre famiglie, ai vostri conoscenti, soprattutto a chi sta nel dolore e nella sofferenza. Dio è infatti quell'essere esserci che si è fatto bambino in noi perché potessimo essere bambini senza tempo, per sempre garzoneggi, e perché potesse essere carne della nostra carne, spirito del nostro spirito, e vivere e morire di noi, con noi, per noi. La sua mano è sempre legata alla nostra, così come la sua sorte. Pertanto, se ci feriamo, anche lui si ferisce. Se noi moriamo, anche lui muore. E se lui risorge, la mia speranza è in questa scelta di essere sempre insieme. Buon Natale a tutti. Vi abbraccio, vi voglio bene. Siete tutti